Con ogni probabilità il prossimo anno scolastico vedrà finalmente inaugurato a Gioiosa Ionica il nuovo plesso del liceo scientifico. Questa non sarebbe una notizia se non fosse per il fatto che sono passati ben 13 anni da quando sono stati approvati i progetti e dalla data di assegnazione dei lavori che avrebbero dovuto essere portati a termine in 18 mesi. L'allora provincia aveva stanziato 1,2 milioni più 110 mila euro per la progettazione per una nuova scuola che avrebbe permesso di abbandonare i locali in affitto che tuttora ospitano le classi. Ma la storia sarebbe tutt'altro che conclusa, visto che rispetto al progetto originario, al momento non è prevista la realizzazione del palazzetto dello sport, che sarebbe servito anche da palestra per i ragazzi del liceo. Su questa vicenda sta portando avanti una battaglia Totò Scali, già sindaco della città, che nel 2010 era assessore provinciale e si era speso per l'importante struttura. La questione legata alla mancata realizzazione del palazzetto, spiega Scali, mi sembra molto grave, soprattutto perché il nostro liceo scientifico è uno dei pochi istituti ad avere l'indirizzo sportivo. Inoltre, afferma l'ex assessore provinciale ed ex sindaco, abbiamo una squadra di pallavolo femminile che dallo scorso anno milita in Serie B e si trova ad affrontare un campionato nazionale andando a giocare in altri paesi. Io, conclude Scali, mi sto facendo promotore di un'iniziativa che deve coinvolgere la politica, le associazioni e i cittadini perché bisogna trovare il modo di costruire il palazzetto. O utilizzando i soldi del PNRR, o con i fondi della città metropolitana o della regione, io sono pronto a fare la mia parte, ma per raggiungere l'obiettivo c'è bisogno dell'impegno di tutti.